Tempi non semplici per la sanità, anche in una regione d'eccellenza come l'Emilia-Romagna. La Giunta ha così deciso di correre ai ripari e ha varato un piano straordinario per abbattere le liste d'attesa nella sanità. 30 milioni di euro nel solo 2024, per assicurare già quest'anno un milione di prestazioni in più con una crescita del 20% di specialistica e diagnostica. Nel 2023 le prestazioni sono state 16 milioni. Il piano prevede agende aperte più appuntamenti prenotabili, l'introduzione di liste per la registrazione delle richieste in evase con smaltimento in ordine cronologico e senza l'onere per il cittadino di ricontattare il CUP e poi un piano occupazionale mirato a potenziare le specialistiche più in difficoltà con nuove assunzioni e attività aggiuntive e la rinegoziazione degli accordi col privato accreditato, obiettivi non solo immediati ma anche a medio termine per rendere stabile il sistema e quindi più attrattiva la professione. La regione lavorerà poi con la medicina generale per definire un sistema di incentivi legati all'appropriatezza, mettendo a disposizione dei medici strumenti di diagnostica di base per contenere almeno in parte la domanda inappropriata. Si deve quindi arrivare a prescrivere il giusto e per farlo si punterà anche al confronto tra medico di base e specialista. Altra priorità sgravare i professionisti dal lavoro amministrativo e consentire loro di concentrarsi solo su quello clinico. Entro aprile ogni AUSL dovrà presentare il piano straordinario di produzione per il proprio ambito territoriale per garantire già quest'anno un significativo aumento di prestazioni. Dopo gli anni del Covid di rinvii di tantissime prestazioni, di accumulo di tante prestazioni che siamo riusciti nella quasi totalità dei casi a smaltire, ma il bisogno di salute è andato avanti. Oggi ci presentiamo con un piano strategico per la riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e chirurgiche di bassa complessità. Saranno circa un milione le prestazioni in più che faremo nel 2024 la nostra produzione sanitaria sia per quello che riguarda l'attività dei nostri dipendenti, degli operatori sanitari, sia anche rimodulando con accordi eh, l'attività del privato accreditato. In più, però, questo è un piano strategico che eh, guarda anche in avanti, e cioè si pone il tema, per esempio, dell'appropriatezza della domanda, eh, della richiesta di prestazioni. Si pone l'obiettivo di eh, diciamo, condividere con le scuole di specializzazione l'attività dei medici in formazione specialistica. Si pone l'obiettivo di investire sulla nostra migliore energia che sono i nostri operatori eh, sanitari. Per questo, appunto, anche la con i sindacati. L'attività della sanità a livello nazionale costa molto di più di quello che riceve dallo Stato e questo ha problema di sostenibilità, è un problema enorme che riguarda tutte le regioni e ovviamente si fa più fatica a fare tutto, però noi vogliamo fare la nostra parte fino in fondo, andare incontro ai cittadini per quello che riguarda appunto la, diciamo, la richiesta dei, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che oggi hanno tempi d'attesa veramente lunghissimi e a volte insopportabili. Buonasera, ben trovati al nuovo appuntamento con Fuori dall'Aula, il tema è quello della sanità in modo particolare, ci soffermeremo sul piano presentato la scorsa settimana in Regione, questo piano per rientrare, per abbattere le liste d'attesa, affronteremo il tema con tanti addetti ai lavori. In primis do il buonasera al direttore generale dell'Ausla Romagna Tiziano Carradori, buonasera, ben trovato. Buonasera a lei. Pietro Pesaresi, presidente dell'Osnami Riminese. Buonasera. E Eugenio Pari della segreteria confederale della CGL. Buonasera. Sul tema abbiamo sentito una sintesi di quello che è stato detto dalla Regione, prevede questo piano che chiama in causa direttamente le aziende sanitarie. Il fatto che eh, ci sia un piano vuol dire che c'è un problema che questo piano deve in qualche modo cercare di risolvere. Carradori. Ma indubbiamente vuol dire, il problema vuol dire dei tempi di attesa nell'ambito di quello che noi defini, diciamo complessivamente chiamiamo responsività, che è qualcosa di molto più largo delle sole attese per le prestazioni specialistiche e anche di ricovero è un problema esistente nella nostra regione come nel resto del paese come in altri paesi a sistema sanitario avanzato. Nessuno allo stato attuale ha trovato a livello internazionale, anche stante gli ultimi rapporti dell'Organizzazione dell per la Cooperazione Economica, la ricetta risolutiva di questo problema. Eh, peraltro, vuol dire, eh, nella nostra regione, noi siamo vuol dire, una situazione dai dati di Agenas che sono stati prodotti vuol dire, qualche mese fa una regione che ha un consumo pro capite di prestazioni specialistiche che è significativamente superiore a quello di un italiano medio. Non sembra questo essere giustificato sulla base eh, di, di, della struttura per età della popolazione, perché diversamente a quello che era 10-15 anni fa, non siamo più una di quelle poche vuol dire, realtà regionali con una proporzione di popolazione anziana e quindi bisognosa vuol dire, di prestazioni diciamo eh, superiore a quella che ormai dire, troviamo in altre parti eh, del, eh, del paese è vero che siamo la terza regione d'Italia per reddito pro capite e il reddito pro capite normalmente è una delle traiettorie che più della situazione epidemiologica giustifica normalmente secondo dire, eh, gli esperti il consumo il problema c'è il problema eh, diciamo, è affrontato in tutti i paesi eh, attraverso una serie di interventi che non sono diversi da quelli che la Regione ha eh, diciamo, richiamato, quindi aumento della produzione, aumento della quantità vuol dire, di produzione richiesta ai nostri colleghi dipendenti e non solo dipendenti, la chiamata vuol dire, al privato l'attenzione al miglioramento della proprietà, insomma sono una serie di... Quello che eh, contraddistingue invece in modo più che significativo il nostro paese rispetto agli altri è che il nostro paese, voglio dire rispetto che so, ad una Germania, ad una Francia, voglio dire ad un'Olanda per non parlare della Svizzera eccetera, a, eh, spende nella sanità pro capite pubblico qualche cosa che è mediamente inferiore del 50%, se non di più per, eh, per cento rispetto a quello che è ovviamente eh, diciamo <coughs> incrementare la eh, ulteriormente la produzione. Nel nostro caso eh, i, 6 milioni, i 15 milioni di prestazioni che venivano richiamate nel servizio sono al netto del laboratorio. Mm. Quindi sono di più. Perché eh, solo noi ne produciamo qualcosa come 15-16 milioni, di cui il 70% è laboratorio. Quello... Eh, quindi eh, rende l'idea, vuol dire eh, eh, 4-5 milioni Vuol dire che noi siamo eh, 4 milioni e mezzo Circa, sì, circa 4 abitanti. milioni e mezzo sì. Vuol dire che anche il bimbo che è appena uscito dal, dal canale del parto vuol dire, Si consuma vuol dire, qualcosa con una prestazione cioè Il, il consumo è molto, molto elevato Noi abbiamo già come tutti gli altri nostri colleghi della regione Emilia Romagna ho temperato alla presentazione del piano che per noi sono 320.000 prestazioni. 320.000 in più. Continuiamo poi ci sarà modo di tornare sul tema, c'è un messaggio anche da casa che dice in sanità più offre più aumenta la domanda, è triste ma purtroppo è così. Passiamo ad altre posizioni in campo, come SNAMI come avete preso questa, questo piano presentato dalla regione? Allora, innanzitutto io vorrei eh, dire che a livello metodologico dire c'è comunque chi fa peggio o la gara del meno peggio mh, non porta dei buoni frutti. Tra, eh, eh, bisogna farsi carico della responsabilità, cioè noi, se noi siamo un punto di eccellenza a livello nazionale e vediamo, noi lo vediamo tutti i giorni, che questa eccellenza si erode, si consuma, noi... Daremo comunque adito a tutto il resto della nazione di dire: beh, se l'Emilia-Romagna comincia ad andare male, noi ci possiamo permettere di andare ancora peggio. Quindi, noi dobbiamo puntare a mantenere l'eccellenza che si era ottenuta. E io non credo. Il, il problema qual è? Noi vediamo che, in affrontato il problema delle liste d'attesa, a nostro parere già ha preso un canale sbagliato perché, punto primo,. Se noi facciamo affidamento sui privati accreditati c'è un enorme problema, che i privati accreditati non hanno il ricettario, quindi noi lo vediamo già, il privato accreditato che io per carità non ho nulla da eccepire, però quando poi rimbalza a noi tutta una serie di richieste che ovviamente non hanno un limite, perché il privato accreditato che non si prende la responsabilità di ricettare, con impegnativa, rimanda a noi e ovviamente c'è questo indotto che è no, gigantesco, certo al sistema sanitario regionale. E questo è un indotto enorme che viene ancora sottovalutato. La regione Emilia-Romagna cosa dice? Aumentiamo questo, non solo, ma i protocolli regionali, per esempio della cardiologia, e la regione ha provato a farlo, ma finora siamo riusciti a respingere questa cosa, hanno proposto addirittura che la diagnostica da parte nostra non possa più essere prescritta in cardiologia, cioè l'ecodoppler cardiaco, l'OLTER, il test da sforzo, imporrebbe a me di chiedere una visita cardiologica. Questo co eh, cosa comporta? Che se un privato puro o accreditato, da cui ormai tantissimi pazienti vanno proprio perché, per i problemi della lista d'attesa, poi torna a me. Con tutta una serie di accertamenti da eseguire, io poi lo devo, dovrei rimandarlo a visita cardiologica nel sistema sanitario pubblico. Quindi il po, il po, la povera cardiologia si trova una montagna di specialistica in più indotta da questo. E questo io non capisco: la regione Emilia Romagna eh, vorrebbe ridurre le liste d'attesa in questo modo qui. Io stamattina ho provato a prenotare dal mio fascicolo sanitario un esame diagnostico che in D è in 60 giorni, mi è stato dato in 60 giorni ma a Lugo. A Lugo sono 90 km, in più dovrei fare una preparazione, dovrei prendere un albergo, a quel punto lì vado dal privato. Ma se poi il privato automaticamente mi, mi prescrive altre richieste che io poi devo indurre sul sistema sanitario, non se ne esce. Allora, la nostra proposta è tornare alla centralità del territorio, che ahimè, io lo dico al, al dottor Caradori, non è stato approcciato nel modo dovuto. Cioè, qui ancora si parla di ospedale. Ho sentito nel servizio, si propone di fare della diagnostica da noi. Il, il, la soluzione non è questa. Voi pensate che io adesso mi metto a imparare a fare un'ecografia? Che è come chiedere a uno che ha suonato la chitarra. Di suonare un concerto di Rachmaninoff al pianoforte, cioè non sono cose che si improvvisano. Cioè la medicina è una cosa terribilmente seria, la diagnostica. Allora, la soluzione, invece, qual è? Prendere in carico i pazienti cronici. Lo specialista deve prendere in carico il paziente, cro il paziente cronico. La medicina del territorio deve essere di iniziativa, per esempio il progetto sullo scompenso cardiaco, secondo me queste qui sono un, un indirizzo di possibile soluzione. Tu devi in, in, avere l'iniziativa di convocare il paziente, chiamarlo, seguirlo, evitare che poi vada a peggiorare e vada in pronto soccorso. Questa sarebbe la strada, cioè puntare sul territorio in modo serio. No dicendo vi diamo un elettrocardiografo, vi diamo un ecografo e risolvete voi tutti i problemi. Dicendo apriamo mille ambulatori, li chiamiamo CAU, dove mandare la gente a togliere i tappi di cerume che non tolgono. Che non tolgono. E, e poi così sgraviamo il pronto soccorso. Dopo diamo modo non a tenere questo l'approccio al territorio. Sentire anche la posizione di Pari, perché come sindacati voi avete sottoscritto certo. l'accordo con la regione, quindi anche la vostra posizione su questo piano. Noi l'abbiamo come organizzazioni sindacali sostenuto fortemente e anzi riteniamo che questo sia eh, una, una risposta a un problema delle liste d'attesa, che eh, lo possiamo chiamare, io sono qui con dei tecnici del settore. Io in questo caso vorrei fare il cittadino, ma non sono un cittadino perché rappresento un'organizzazione sindacale che ha una rappresentanza di un problema mh, che rischia col tempo di diventare eh, eh, dirompente, se non lo è già. Le liste di attesa eh, ci dicono che sono un elemento eh, va bene, di eh, persuasione dei cittadini per accedere alle cure mediche. Nel 2023 in Italia abbiamo 4 milioni di cittadini. Cure mediche perché eh, in parte desistono proprio per il fatto di queste liste di attesa delle, della lunghezza delle liste di attesa, D'altra parte c'è anche questo fatto qua. La lista di attesa veniva richiamato prima, eh, in qualche modo la lista di attesa è, tale, è talmente lunga che se io posso accedo al privato. Quindi questi 4 milioni di italiani nella nostra è pari al 7% della popolazione italiana nella nostra regione ,3% di persone che non accedono ai servizi sanitari, cura, eh, esami, questi qui non lo fa perché non ha la possibilità di accedere al privato. È una situazione del genere che, come dire, pente rispetto a, a, come dire, al principio del sistema sanitario nazionale che si basa sull'universalità, ecco, qui abbiamo dei cittadini che rinunciano a curarsi perché non. Allora, questa risposta, la delibera mi pare che sia del 15 aprile, eh, ha per noi degli elementi positivi, perché sicuramente è uno stanziamento adeguato o non adeguato, noi riteniamo intanto che ci sia uno stanziamento che dovrebbe essere poi misurato eh, nella, nella serie e nell'efficace e anche nel tempo, però come dire, contiene innanzitutto un elemento che per noi è prioritario, ovvero quello di investire queste risorse prioritariamente sul servizio pubblico, in modo tale che il tema a cui mi riferivo prima, cioè quello dell'universalità e dell'accesso di tutte e di tutti i cittadini, a prescindere dal loro censo e dalla loro condizione economica, al diritto alla salute, in qualche parte e in qualche modo è una risposta. E noi siamo assolutamente convinti che questa risposta, come dire, eh, sia limitata, certo, perché qui abbiamo un problema, lo toccava Caradori prima, la Germania... C'è un po' di propaganda. Qui si dice che il governo ha stanziato 3, 3 miliardi eh, di spesa, non dice che ha tagliato un miliardo e mezzo alle regioni per la rivisitazione dei eh, PNRR e non dice anche che tutte le regioni, a prescindere come dire, dalla simpatia o meno che possono avere per il governo, stanno valutando un ricorso alla Corte Costituzionale rispetto a questo taglio di spesa. Però non è la quantità di, di, di moneta, di euro, che eh, come dire, stabilisce l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario. E, lo diceva Caradori prima, la percentuale delle risorse stanziate alla eh, sanità in relazione al prodotto interno lordo. Noi oggi siamo al 6,4% credo, entro due anni arriveremo al 6,2%, la Germania è all'11%, la Francia è al 10%, la media europea è all'8% cosa succede? E chiudo questo non lo dice il centro studi della CGL lo dice l'organizzazione mondiale della sanità, se la spesa sanitaria scende sotto il livello del 6% non è a rischio come dire, eh, mi permettano eh, eh, come dire eh, la validità o meno di una delibera regionale, è a rischio la tenuta, la salute pubblica e noi ci stiamo avvicinando verso quella china lì allora, come proposta Riteniamo e la nostra organizzazione, il 20, sarà in piazza a Roma proprio per sostenere questa proposta. Qui è quella di investire le risorse non per arrivare al livello della Germania, perché, come dire, parliamo di una cosa che è stratosfera rispetto alla nostra, nostra, alla nostra dimensione. Ma per arrivare alla media europea, che è dell'8%, occorrono 30 miliardi all'anno. di risorse. Centrali dello Stato, perché la regione purtroppo non ha la macchinetta per produrre i soldi. Eh no, sarebbe, sarebbe troppo facile altrimenti. Caratore immagino che abbia anche alcune puntualizzazioni su quel che ha detto. Ma, no, ma, ma ci sono alcune cose che vuol dire: cioè io sono uno studioso, oltre che un gestore di queste cose. Cioè, ci sono alcune cose che mi trovano d'accordo, altre ovviamente che no. Per mio, quello che ora, chi parla? Indipendentemente da ciò che è chiamato a gestire, immagina un sistema sanitario interamente pubblico, quindi vuol dire io. però noi abbiamo un sistema che si chiama pubblico allargato, no? che è fatto di pubblico, di privato accreditato, eh? e poi all'interno del pubblico noi abbiamo personale dipendente, personale parasubordinato, è cioè un, un, un mondo dire, abbastanza composto. Allora. Il, il ragionamento che fa la regione dire, rispetto alle, al privato accreditato fino ad un certo punto incontra quello che dice eh, Pesaresi, cioè eh, il privato accreditato non è che prescrive fatto salvo laddove si va nell'ambito delle prestazioni a visita, che è un problema. Perché la stragrande maggioranza della produzione del privato accreditato, che pure pone volere qualche problema, okay, è prestazione diagnostico strumentale. Mm. Nella nostra azienda, per difficoltà a eh, diciamo, implementare ulteriormente la nostra produzione, perché bisogna trovare i medici per produrre, non è che si producono da soli. Noi abbiamo avuto dal 19 al 2023 un aumento dire, di eh, spesa per il privato accreditato nella specialistica ambulatoriale che è prossimo al 30-40% eh, rispetto al 2019 E sono prevalentemente, non sono visite, perché neanche loro hanno il medico, eh, diciamo, in produzione, sono sostanzialmente prestazioni diagnostico-strumentali, ecografie piuttosto che eccetera, che pongono un certo problema a noi. Eh. Perché io monitorizzo anche la ripetizione delle prestazioni che noi facciamo a seguito vuol dire, della produzione del privato e in alcuni casi noi abbiamo un 6-7% di prestazioni prodotte che noi ripetiamo perché, a giudizio degli specialisti, vuol dire, sono di qualità vuol dire, discutibile. Ok, quindi, quindi in parte vuol dire, mi trovo. Eh, per, per mio impianto vuol dire, culturale d'accordo con Pesaresi rispetto alla partita eh, del privato e quindi la necessità, ma come anche da pari veniva eh, richiamato, di investire nell'ambito del sistema pubblico piuttosto che. Altra cosa invece è eh, quella. Non è corretto secondo me per come la interpreto io e co per come la applicherei io nel mio contesto, perché poi no, ehm, eh, concordo che il, la strada è quella del potenziamento e l'assistenza territoriale, cioè, noi abbiamo parlato di centralità del territorio. Beh, ovvio, no? cioè, noi, io sono assieme a Bisogni, non dico che non c'è più. Eh? uno di coloro che ha lavorato per il decreto 77, poi dopo il livello nazionale lo, lo elabora come vuole, ma sostanzialmente dietro c'è il concetto del potenziamento del territorio perché il nostro problema, cioè quando mi sono laureato io, noi pensavamo che il carico di malattia si comprimesse, in realtà oggi il carico di malattia si allarga ma non come noi pensiamo vuol dire solo perché la popolazione invecchia e quindi vuol dire sa male di più, c'è un altro problema che è legato alle difficoltà socio-economiche, è che c'è un'anticipazione della comparsa della patologia cronica, della polipatologia. Uno che si interessa di salute e non solo di sanità deve fare i conti anche col fatto che non dovrebbe guardare male se i soldi me li mettono per evitare che compaiano le malattie. Cioè, non sono buoni solo quelli che danno a me come sistema sanitario per produrre, sono buoni anche quelli che migliorano le condizioni abitative, danno lavoro, l'educazione, eccetera. Quindi il potenziamento del territorio va bene, ma non è che è da interpretare come adesso io ho un collega che lavora nel territorio, che sai cos'è, adesso l'ecografia te la le fai te. Voglio dire, anch'io sono laureato in medicina, ma. Non indicherei a nessuno di avvalersi, voglio dire, della, delle mie prestazioni professionali come clinico. Okay? No, il tema è come noi ripensiamo però all'organizzazione del territorio e lì probabilmente potremmo non essere d'accordo, no? cioè nel senso che eh, un clinico dell'assistenza territoriale, un medico di medicina generale, piuttosto che uno specialista, eccetera, deve poter beneficiare sul territorio di eh, tecnologie diagnostiche che usa chi è preposto a farlo faccio un esempio eh, noi oggi avremmo teoricamente la possibilità teoricamente, cioè praticamente la, la possibilità ce l'abbiamo poi è anche una questione dire, di fattibilità di fare in modo tale che tu hai un elettrocardiografo te lo legge la cardiologia tu hai, voglio dire, una eh, iconografia radiologica, te lo leggi il radiologo perché poi dobbiamo fare i conti anche con questo. Se io ai miei radiologi gli dico, ma scusate, oggi dire, i tecnici di radiologia non sono più come 30 anni fa, eh? i tecnici di radiologia oggi dire, sono di una sofisticazione non indifferente. Cioè, per quale ragione vuol dire non eh, ti concentri sulla refertazione dell'iconografia? anziché vuol dire avere la pretesa di farlo, oh, quando sono dipendenti del pubblico non si può, vanno, voglio dire, quando vanno in quiescenza, in pensione a lavorare per il privato, fanno quello che vogliono, abbiamo una serie di problemi da mettere a punto noi, quindi secondo me la strada del territorio non può non trovarmi, vuol dire, d'accordo, anzi... Nel 2010 l'OMS ha fatto un documento che il titolo era emblematico. Ora più che mai il territorio. Noi abbiamo sempre detto che, vuol dire, eh, diciamo, questa cosa ce la siamo detti. Ma in realtà, voglio dire, l'ospedalocentrismo ha, ha, ha continuato ad essere questo. Oggi noi siamo tutti contenti perché mettiamo il robot piuttosto che l'ennesima eh, eh, risonanza magnetica e va bene, eh? ok, però. Il, il problema serio è che ce l'abbiamo nel territorio sia per fare la promozione della salute sia per fare in modo tale perché la presa in carico c'è una presa in carico specialistica e c'è una presa in carico del medico di medicina generale quindi o noi ci mettiamo lì e quindi facciamo in modo tale l'America non, non ha un sistema che mi piace tanto okay? però noi abbiamo copiato alcune cose dalla Kaiser permanente la Kaiser Permanente è un'assicurazione della California che assiste circa 8 milioni di persone. Allora, tu hai un paziente diabetico, vuol dire la presa in carico e la proattività, non è che tutte le volte sposta un medico, diciamo, dice, l'hai fatto il fondus oculi, l'hai fatto l'emoglobina glicata, lì c'è un, un sistema che usa professionisti diversi. Che monitorizza se tu sei stato, cioè hai osservato vuol dire, ciò che ti è stato prescritto. Quindi, noi abbiamo la necessità di puntare sul territorio, farlo voglio dire, facendo effettivamente quello che molto spesso diciamo, ma poi vuol dire, ci dimentichiamo vuol dire, di praticarlo: mettere al centro colui che dobbiamo servire, non coloro che servono. Ok? E lì penso che quella sia l'unica strada che ci può dare, in un contesto come quello che Pari prima diceva, qualche possibilità, voglio dire, concreta di miglioramento duraturo. Pesaresi? Allora, che puntare sul territorio significhi medicina di iniziativa e clinica, penso che tutti siamo d'accordo. Il problema che noi stiamo ripetendo da quattro anni, cioè dal COVID, dalla pandemia. A oggi è che voi cioè per voi intendo voi azienda voi regione voi istituzione non siete ancora stati capaci in grado di innanzitutto eh, eliminare tutta quella burocrazia che prima la centralità, centralità del territorio significava beh facciamo fare a loro ai medici di medicina generale tutti la parte cartacea il passacarte quello che in ospedale non hanno tempo di fare, lo facciamo fare a loro, non siete stati in grado ancora di rendere davvero dematerializzate le prestazioni, cioè noi eroghiamo tonnellate di carta, ancora non siamo, leggevo l'altro giorno un'automobile senza guidatore con l'intelligenza artificiale ha portato il suo guidatore in pronto soccorso, noi non siamo in grado di far diventare una dematerializzata una vera dematerializzata cioè senza il pezzo di carta che ci se, sembrano delle stupidaggini ma tutte queste cose qui insieme fanno sì che io non abbia il tempo materiale di dedicarmi magari a fare quell'elettrocardiogramma o alla clinica vera che è una cosa seria che significa visitare i pazienti come si deve ma se io devo stare dietro al fatto che il cup il vostro CUP ancora non è in grado di risolvere il problema delle doppie prestazioni, la ricetta non le possono prenotare, torni dal suo medico e se la faccia rifare. Così non andiamo da nessuna parte. Così non si Ma ripeto, nel mondo in cui c'è l'intelligenza artificiale, noi ancora non siamo in grado di dire al CUP prenotagli queste cose senza rimandarlo di là perché ci sono due Doppler e, e e oltre insieme nella stessa ricetta, ma, ma è una cosa questa qui che è cioè fuori dalla grazia di Dio, ma, e noi lo ripetiamo da quattro anni, perché in pandemia queste cose vennero fuori nella loro estrema gravità, perché un mondo moderno non si può, non può eh, avere a che fare con questi problemi qui, di carta, della carta. Caro Dori vuole rispondere subito? No, ma io sono abituato a vedere tanta gente che voglio dire, ha la bacchetta magica, ok? Io voglio dire la bacchetta magica, penso che dire sia difficile da averla in un mondo, vuol dire complesso, perché le cose che pesaresi dice, vuol dire, non le puoi volere più di tanto contestare, alcune sì, perché qua c'è qualcuno che parla anche dell'anamnesi come un affare che sia vuol dire burocrazia e francamente quella è la base dell'attività di un clinico, altrimenti fa un altro mestiere. Eh, mh, diverso invece è quello che eh, metteva in evidenza come seri problemi eh, diciamo, eh, di sfruttamento della tecnologia dell'informazione, perché questa è una verità, è una verità qui, è una verità dalla Val d'Aosta alla Sicilia. E da questo punto di vista molto più rilevante che in altri, eh, in altri paesi. Quindi d'altra parte devo dire che noi, e parlo dell'azienda che io pro tempo ridirigo, portandomi anche la responsabilità e il senso di continuità che la Costituzione vuol dire ci eh, impone. Beh, noi abbiamo perduto del tempo che questa è un'azienda unica dall'1-1-2014. E io sono riuscito ad unificare, non risolvendo tutti i problemi che diceva, okay? il, le prenotazioni CUP Lui metteva in evidenza, il eh, dottor Pesaresi, il problema, il posto è a Lugo, no? che io entro certi limiti lo vedo già una conquista, perché prima manco si vedeva. Okay? Ma sono riuscito a, a raggiungere l'obiettivo di unificare la visione, okay? pur con altri problemi solo nel 2022, cioè a distanza vuol dire di otto anni, noi abbiamo perduto come azienda della Romagna otto anni dove vuol dire non tutti i problemi che vuol dire elencava adesso eh, il dottor Pesaresi sarebbero stati risolti, sarebbero stati eh, eh, diciamo ridotti in parte perché eh, diciamo eh, in parte possono essere, possono essere ridotti. Quindi questo problema, questo divario nella eh, informatizzazione è un fatto reale, ok? Eh, mh, devo dire che eh, noi, come altri, perché anche il Piano Nazionale di Ricovero e Resilienza prevede proprio interventi pesantissimi nell'ambito dell'informatizzazione. Della Quindi quel problema lì è un problema, è un problema reale, è un problema da risolvere. Dopodiché passerei col settaccio, voglio dire quello che è l'analisi, e su questo dire, lo faccio per quel che c'è rimasto, dire, di conoscenza, dire, della clinica, molto pesantemente, perché io mi trovo dire, a sentire colleghi che parlano di burocrazia nella corretta compilazione della cartella clinica. Cosa che non ammetterei mai. Ari? Il tema della burocrazia è molto sollecitato in, queste, in questi anni dai medici in modo particolare di medicina generale. Sì. Mm. Che dire? Io credo che ci troviamo di, a discutere di strumenti. E credo che il punto vero sia definire eh, il principio attraverso il quale questi strumenti, o per, per, i, per il quale questi strumenti dovrebbero servire, no? Eh, allora, io ribadisco, eh, nel corso del tempo, nel corso degli anni, una tendenza verso la privatizzazione e l'esternalizzazione del servizio sanitario nazionale ha determinato una situazione per la quale addirittura esso col gettone, addirittura ci sono dei medici pagati a gettone, e diventa ancora più appetibile del pubblico. Quindi occorre necessariamente che una parte di quegli investimenti di cui parlavamo prima, delle risorse, pubbliche vengano messe innanzitutto per fare in modo che eh, chi lavora, eh, come dire, che ci sia un piano delle assunzioni, che le persone che lavorano vengano nel caso stabilizzate o comunque vengano riconosciute le competenze, questo perché la sanità si basa appunto sulla competenza, sulla, eh, sulla capacità delle, dei, dei propri professionisti. Ora, il fatto delle persone e dei lavorat delle lavoratrici e dei lavoratori, non faccio una distinzione, che sono all'interno del sistema sanitario nazionale mi sembra che sia sempre un po' espunto da ragionamento. Nel 2020-2019 eh, ci mancava poco al processo di beatificazione dei, dei, degli infermieri, delle osse, dei medici, oggi eh, la condizione del lavoro che c'è all'interno del sistema sanitario non se ne parla più. Allora io credo anche, crediamo anche, che tutto il tema della medicina territoriale, pensiamo ai CAU, Possa essere, e dai dati che come dire, ci vengono rappresentati, questi ci sembrano buoni e incoraggianti. Ecco, un elemento anche per ridurre la pressione che si è creata nel tempo eh, sui professionisti della sanità. Una pressione tale per cui non è come dire, demagogia, ma rende come dire, insostenibile la condizione del lavoro, per cui molti come dire, stanno facendo scelte eh, diciamo, diverse dalla prosecuzione nel, nel, nel pubblico, cosa come dire che ribalta una concezione addirittura, no? un senso comune. Allora, è chiaro che gli strumenti devono essere adeguati, ma e qual è il punto di arrivo? Perché qui è quello che in questo Paese manca, credo. Cioè il sistema sanitario nazionale è al centro o non è al centro? Il sistema sanitario nazionale è elemento di cura, di, di, come dire, di salvaguardia, di presidio del diritto alla salute dei cittadini o è, come noi crediamo, anche elemento di coesione sociale. Ora noi parliamo anche di questo. Col progetto di autonomia differenziata, qui è, come dire, è a rischio non solo come dire, il principio su cui come dire, si può ragionare, ma diventando materia esclusiva delle regioni. Qui parliamo di accesso al diritto di cittadinanza, escluso per qualcuno. E guardate, chiudo questo dato perché mi sembra abbastanza interessante, laddove c'è maggior ricorso al privato sono le regioni, e penso alla Calabria purtroppo, e alla Campania, che invece avrebbero, mh, laddove, ecco scusate, dove c'è meno investimento e pro capite sulla salute dei cittadini. E molti di questi cittadini devono andare via da, dalle regioni per poter accedere alla, alla, eh, come dire, al diritto alla salute. cioè... È inversamente proporzionale. Meno risorse pubbliche più accesso del privato. Quindi vuol dire che questo privato, privato è meglio, probabilmente come dire, dovremmo assumerci la responsabilità di fare una revisione e di fare una rivalutazione finalmente sull'apporto e, su, e sul continuo eh, processo di esternalizzazione di tanti servizi e di tante prestazioni rispetto, rispetto al privato. E cominciare a dire ok, investiamo e io penso che questa delibera abbia questo merito, prioritariamente sul pubblico. Ci sono un po' di sollecitazioni che arrivano da casa, ve le leggo velocemente, perché alcune sono anche da parte di medici che ci stanno seguendo, c'è cioè chi dice servono ticket disincentivanti per le prestazioni di pronto soccorso che non si concludono con suture ingessature a ricovero oppure osservazione breve senza esenzione di qualsiasi tipo. E poi c'è un giovane collega, dice, corsista di, me di medicina generale, noto davvero su diversi ambiti e lungo tutto il territorio l'impossibilità per i pazienti a prenotare in tempi utili, in particolare esami di imaging diagnostico, con conseguenza naturale di dover Passare nel privato per permettersi tempistiche adeguate. Sarebbe buona cosa anche l'andare sempre più verso centri con diversi colleghi medici di medicina generale, così da offrire un servizio migliore e complementare ai pazienti, magari con l'aggiunta di strumentazioni che possano aiutarci. Queste sono alcune delle sollecitazioni. Posso dire una cosa? Cioè, eh, quello che è stato sbagliato è l'impianto, fra virgolette, ideologico cioè eh, con per esempio i centri di assistenza e urgenza si è voluto offrire l'idea che il fatto che ci sia un ambulatorio, un ambulatorio aperto sempre già questo dovrebbe dire alla popolazione ecco questo il territorio è stato potenziato perché c'è sempre un ambulatorio aperto da qualche parte perché l'impianto è sempre sulla quantità cioè quante prestazioni, chi le eroga... Io sento parlare molto raramente di qualità. E il fatto che poi, se tu mandi un paziente da un medico che non conosce il paziente, il fatto dell'anamnesi che diceva lui, io sento parlare da vent'anni del patient summary, cioè una sintesi del paziente che il medico di fiducia gestisce e che condivide informaticamente con tutti gli attori del sistema sanitario. Certo. Sono vent'anni che ne sento parlare, dov'è? Non c'è. Eh, perché sai, ogni volta che io debba riscrivere l'anamnesi su un pezzo di carta che cambia a seconda del, dell'unità operativa dove deve andare il paziente, è un po' irrazionale. Io la vedo come una cosa irrazionale. È una perdita di tempo. L'anamnesi è stupenda, è, è la prima cosa che impara un medico a fare, ma ragazzi siamo eh, in un'epoca moderna la condivisione informatica del Patient Summary sarebbe, perché anche quel medico del CAO, neo-laureato, che non, di quel paziente non sa nulla, magari invece di mettersi a fare l'anamnesi, lì potrebbe avere delle indicazioni corrette. Quindi io ho, ho letto, sempre nel piano lì pubblicato sul sito della, della Regione, che la Regione Emilia Romagna è stata premiata per la campagna pubblicitaria, cioè noi abbiamo l'impressione che sia stata fatta una bella campagna pubblicitaria, proprio tosta che sicuramente ha avuto investimenti importanti con cartellonistica, social, della dei centri di assistenza. Certo, certo. Ma ragazzi, ma qui parliamo di potenziamento del territorio, cioè la prima cosa a cui adesso un gestore della sanità pubblica dovrebbe guardare è la prima. Perché, come diceva giustamente il direttore, se noi speriamo di salvare le liste d'attesa aggiungendo, buttando dentro medici specialisti, possiamo dirci ciao a tutti, primo perché è impossibile, secondo perché non basta, non, ba non basta mai, non si satura mai questa cosa qui se tu non prendi in mano il territorio, ma seriamente, non con le pubblicità di dire vai lì perché ti fanno la verruca immediatamente, ma che non... è un discorso che è anche diseducativo per la popolazione. Sentiamo il direttore. Ma voglio dire, chi mi conosce sa perfettamente qual è dire, la mia posizione rispetto a questo. Cioè, secondo me dire, i centri dire, di assistenza sono oggettivamente dire, un potenziamento non tanto quantitativo, perché la qualità vuol dire anche dire, possibilità di accesso. Allora, siccome io gli ascolto le persone... E quando mi dicono delle cose che a me non piacciono, però, vuol dire, cioè non mi fanno piacere in questo senso, perché sono critiche nei confronti delle nostre dinamiche, vado a verificare, vuol dire, come stanno le cose. Non è un caso che io conosco vuol dire, il contenuto delle note che arrivano alla mia attenzione, dove vuol dire, avanzano, vuol dire critiche, avanzano, vuol dire proteste, eccetera. No, il, e, e tra queste c'è il fatto che non è pensabile che vuol dire, in quello che dovrebbe essere un servizio di continuità, eh, ci sono 15 giorni di attesa per andare al medico di medicina generale. No, questo eh, No, 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 tu lo sai no. che te l'ho già detto un'altra volta. Lo sai, so, e io ho risposto. Cioè, no, ma io non è che. non è una dialettica, è un problema. le assicuro, io, direttore, che. Tutti noi, medici di medicina generale, Fidati. abbiamo gli appuntamenti a 15 Fidati. giorni e vediamo tutti quelli che chiedono Fidati. di essere dati giornati. Io, tutti noi, Ma, io, io, diciamo io guarda, capito? non ho la necessità di. Io, uno mi dice: peraltro adesso noi abbiamo un sistema che rileva per quale ragione qualcuno va a quello che a voi non piace, il CAO, ok? Che dà il suo giudizio, non il mio giudizio. Ok? E tra le altre cose, e si vede qual è l'andamento dell'accesso ai CAO, che è una cosa che chi studia, non chi difende. Io non, a me non piacciono le corporazioni, perché poi noi diciamo che in Italia sono venute meno dal 1200, non è vero, e quella a cui sono iscritto io è una corporazione. Okay? A me non piacciono le difese corporative, a me piace perché quando tu mi dici non è pensabile che ancora non c'è il pass in summary, te mi trovi tuo alleato. Okay? Quando uno difende delle cose che non sono difendibili perché noi siamo organizzati non bene, non sto parlando della responsabilità altrui, sto parlando vuol dire, di quella che coinvolge anche me, cioè, qui non c'è una difesa vuol dire, corporativa di professione. Qui c'è semplicemente che la centralità non è quella di chi produce, la centralità è di chi deve essere servito. Questo ci dice la nostra Costituzione. Allora, cosa dico io? Io non ho mai detto che i CAU dovevano, cioè d'altra parte, i CAU qui non sono i CAU in Emilia, attenzione, perché noi qui abbiamo salvato tutti i nostri protosoccorsi. Se da qualche parte voglio dire, il caos sostituisce il pronto soccorso, è evidente che tu dici che non arriva più l'accesso al pronto soccorso. Sono stati chiusi i pronto interventi. No, ma quelli vuol dire che non calcolano gli sì. accessi al pronto soccorso, sono accessi di primo intervento. Tant'è che se noi andiamo a vedere che cos'è che succede, e noi siamo monitorati costantemente da questo punto di vista, perché. Una cosa può essere sensata, ma non è detta che vuol dire, si manifesta così come tu l'hai pensata, quindi va valutata. Peraltro abbiamo un impegno doveroso nei confronti di tutte le organizzazioni, sia del comparto, che vuol dire per quanto riguarda della dirigenza, di osservare che cosa accade, anche per correggere le cose che devono essere corrette. E noi abbiamo vuol dire una serie di elementi che dicono A, dove avevamo i punti di primo intervento, non solo la Cattolica Sant'Arcangelo Sant per, Sant Sant per, Sant per stare qui no. non, ha, non hanno tolto un paziente ai pronto soccorsi in Romagna eh. io... questo glielo dico certo che sì. col cuore in mano ma, no, ma, ma no, io voglio dire non no. ho una, una contraddizione Pesaresi, essenziale verso i caos è hai... l'impianto generale che Pesaresi, non va bene non senti... è l'impianto generale non mi hai mai, mai sentito dire che voglio dire l'attivazione dei CAO che mi sottrovava e mi trova assolutamente d'accordo. A maggior ragione con i dati che io sono in grado di produrre, avrebbero ridotto. No, l'ha detto l'assessore. Ho capito, ma tu con chi stai parlando? No, stai parlando so, con però, me? ho capito, però. No, vabbè, <ride> ma, cioè, non è che io ho un premio Nobel sì, dice una cosa era quella. a me. Sì. Quello che sto sì, ma attenzione, però, te l'ho fatto l'esempio. Se io avessi trasformato il pronto soccorso di Lugo di Faenza e di Riccione, cosa che noi non abbiamo fatto perché noi il lavoro l'abbiamo fatto a suo tempo e noi avevamo sette pronto soccorsi e sette li abbiamo. Se noi avessimo trasformato quello e tu vai a leggere che cos'è gli accessi al pronto soccorso, tu defalchi quegli accessi che prima qualificavi come pronto soccorso, adesso li qualifico come accesso al CAO e gli accessi al pronto soccorso diminuiscono. La Romagna ha un altro tipo di problematica. Okay. Lei sta ragionando con eh, idee ospedaliere, Ma, cioè questo è un approccio al territorio pesaresi, non, non, di tipo ospedaliero, non... cioè metto un medico in turno che no, tiene aperto. No, però la, la, la presa in carico del paziente, de, del, del rapporto di fiducia è un'altra cosa. Ascolta, una, pesaresi, quindi io... non è. Io non sto criticando. <ride> Se vogliamo farli ancora più contenti, gli mettiamo un taxi che li va a prendere a casa e li porta, ecco, cioè, hai capito? Non è che possiamo perché? andare dietro alla, dire... al gradimento Beh, di questo o di no, quello, ah. tra l'altro, ah, sì. quello che diceva lei: io gli, le do un'informazione: che, che sul si sito parlare della parlare. ASL Romagna c'è il form per dare il gradimento al CAU in cui non c'è registrazione non c'è nessun tipo di firma non c'è nessun tipo di mail io volendo domani anzi dopo quando, posso farlo 50 volte dicendo che il cau è meraviglioso o fa schifo quindi già questo ci dice che Ma, è so. un approccio di tipo sì. pubblicitario sì. Ma, sentiamo, il, eh, sentiamo, il, guarda, il territorio eh. va preso io in carico sono, sul esatto. serio io dalle sono situazioni. un, un tecnico sentiamo. e normalmente so. detesto le affermazioni apodittiche cioè non dimostrate è chiaro? Io non è che voglio dire, ho sottoscritto come le ho altre volte dire, fatto presente il sermone di Ippocrate perché non avevo niente di meglio da fare. Ok? Quindi, di conseguenza, sono abituato da epidemiologo eh, a non partire con la diffidenza. Io non parto con la diffidenza nei suoi confronti. Nelle... Io parto con la doverosa fiducia che un servitore dello Stato deve avere nei confronti di chi deve servire e poi, dopodiché, se de... rileva. Che ci sono voglio dire dei comportamenti non corretti di vario tipo, ingenui piuttosto che truffaldini, allora interviene. Allora dico. Quindi io non è che dico, sai cos'è? Tiziano Cradori, devi dare un giudizio sul caos Vedi di me. No, nome, ma non è... cognome, vuol dire Ma sì, no, se dico... io devo dare una recensione a un ristorante, lo devo eh, firmare. Ah sì, no, attenz eh, attenzione. Quello che dico, però, cos'è? Io non ho mai detto che i CAO siano lo strumento per avere nel breve e medio termine una riduzione significativa degli accessi al pronto soccorso, perché chi è un tecnico ha un dovere eh, di informare correttamente i concittadini. Io non parlo di calcio, sono ignorante. Di sanità sia. Sì, il eh. direttore, l'azienda okay. ci ha detto questo Fe no. in luglio. No. Ho lei... le diapositive: no, non ha le il diapositive. 75% degli accessi impropri verrà Cosa dirottato è di là. No, no. Sì. no. l'azienda no? ha detto un altro lei però deve fare eh. attenzione: perché se ascolta solo lei non va bene. L'azienda ha fatto un'analisi pari a quella che ha fatto la regione e che è nota agli operatori del pronto soccorso e chi si occupa di organizzazione sanitaria vale a dire che fatto pari a 100 gli accessi al pronto soccorso i tecnici che è diverso eh, quando stai dall'altra parte i tecnici definiscono una quota non inferiore al 65% di accessi che potrebbero avere un trattamento fuori dalle mura dell'ospedale questo è stato detto la sfida, che secondo me è qui, questo è l'unico elemento sul quale astrattamente poi noi ci troveremo pesantemente in disaccordo sulle modalità. Lei è un parasubordinato, io sono contrario ai parasubordinati, guarda un po' è chiaro. Perché io la penso come gli inglesi. Guarda, chi ti riempie lo stupendio e quindi saprai volere chi segui. Io guarda, non, non mi piacciono a me altri paesi diversi dall'Italia, però ci sono delle cose che mi affascinano. Allora, Cosa C È di un voi? motivo per cui noi siamo parasubordinati. È eh? Non è un caso. Qual è? Perché lei prende ordini dalla regione e dall'assessore, giustamente dalla politica, l'ha sempre detto lei, eh? No. Lei prende ordini. Io non prendo ordini. No, guardi, Io, mio, il mio capo è la convenzione pesaregi. di medicina generale. No, le, le Mentre dire voi cosa, avete una gerarchia, la differenza ca... grande è questa: no, il lei. fatto che noi siamo parasubordinati e eh. perché noi siamo alleati con quelle persone Ma di cui quanti. lei sta dicendo il gradimento. Eh... eh sì, eh sì, eh... perché. Se noi non abbiamo il capo che ah, ci dà ordini di servizio, ah, sì. è questa è la differenza. E secondo certo. lei chi è il nostro dire? capo? È la legge no, È la di, convenzione. No, di ma la legge lei, legge lei, lei, però, così è vero, direttore, non guardi è che è questo il. Ma non è vero, è l'acqua di rosa. Ma Adesso non è vero, ve lo spiego. Lei ce l'ha. Un soggetto a cui deve rendere conto è, Ed è è la il comunità che è, la è il cittadino, di cosa parla. Lei deve ah, dare no, conto alla politica. Io no, ascolta, il direttore, direttore l'ha sempre vuole, detto lei. vuole, vuole che la. Il direttore l'ha sempre detto lei. Ma io sono con lei ha bisogno di dire ai cittadini. Non può entrare in contraddizione con se stesso. Allora, lei ha sempre il problema. Lei se le fa e se le racconti, ma mi no. lasci dire la mia in modo tale che gli altri ascoltano. L'ha detto anche Nova Feltri. Zaresi, facciamo finire il direttore, poi anche Pari deve intervenire. Allora, sì, no, ma io... siccome io sono un pubblico dipendente, ok, io ho un datore di lavoro. Lei fa finta di non averlo, però i soldi no, no. di chi la paga. Ma non c'entra nulla, Facciamo non c'entra nulla. Se no non si... Ma sta no, dicendo diciamo... delle cose sbagliate. Ma poi ha di... sì. voti, dia i voti dove li deve dare. E vuol dire, non venga a fare l'interpretazione di quello che. Ma secondo lei, dicendo. perché siamo convenzionati noi? L'hai mai chiesto perché? Sì, glielo dico io. Adesso lei, che forse voglio dire, io sono vecchio, non so, lei è molto più giovane. Quindi, lo sa quando è stata promulgata la legge distitutiva del servizio sanitario? nel 78, ma lei. No, lei perché, sì. perché siamo convenzionati? L'ho chiesto si una cosa precisa: sì, facciamo, facciamo ordine, se no, anche perché abbiamo un paio di è minuti. Ha iscritto ancora. come me all'ordine dei medici. E sa qual era vuol dire il quotidiano della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e come titolare? il numero precedente la promulgazione della legge? No, questo non è... lo sa, no, Beh, te lo dico lo so. io, lo lo dico. poi se vuole ci sono anche le Me fonti bibliografiche lei, sì. no, non interessa, fa una legge contro i medici. Il primo numero del Medico d'Italia del 1979 titolava Una legge conquista di, di civiltà e adesso le rispondo perché... Noi abbiamo, sempre, noi abbiamo dei nodi irrisolti dal 1983 perché le contraddizioni non le abbiamo mai volute affrontare. È chiaro, perché uno studioso come me, oltre che un gestore eh, e quindi dipendente, diciamo le dice che questa è una contraddizione maggiore. Io ma entro in dialettica con presidenti degli ordini, eccetera, perché io dico chiaramente come la il penso. Il lettore non mi ha risposto e la dimostra. Sì, però, e la dimostra. Ho, un di lavoro, ho un datore di lavoro. Lei forse conosce l'etica professionale? Non ce l'ha mica solo lei, sa? Ok? Bene. Allora io se il mio datore di lavoro. Mi chiede di fare qualcosa di contrario con l'etica professionale e il sermone, io mi dimetto. Ha capito? Però non l'ha mai fatto. Perché non mi hanno mai, mai chiesto di fare qualcosa. Certo, ma... Non mi hanno mai chiesto. Io rispetto sì, sì. La, sua, io la sua scelta. Però anche, le sto dicendo l'impianto normativo. Le ma l'impianto normativo. Allora, scusi, lei conosce. Le misurazioni dei sistemi sanitari internazionali. Ma cosa c'entra questo? Le sto, le sto dicendo, arrivo. lei prima ha parlato dei parasubordinati, le sto dicendo che c'è un motivo. No, ben il motivo. Teniamo a chiudere questo il, questa il la, la, nella relazione Pense, con no. la salute pubblica e i cittadini. Ma certo che sì. Ma, ma, certo ma che di che sì. sta parlando? Ma come di che sto parlando? Lei, lei, lei però allora, dire, deve studiare un po' di rip, più. Di ma le assicuro io. che. Diciamo così. Studiato. Diamo un attimo la parola a pari che ho visto seguiva questo dibattito. lei Permettere Sione. di dire io, tu, seguo eh. questa frase qui. Non la deve dire. Non ma, si deve permettere. Ma allora non lei non, non si deve farebbe permettere. queste affermazioni. Ma io faccio queste affermazioni perché le conosco molto bene. Evidentemente, okay. lei che non mi ha risposto non lo sa. Facciamo chiudere pari perché poi siamo alla fase proprio finale. Della io, purtroppo, non lo dico con rispetto perché eh, le professionalità e le competenze. Però, eh, come dire, più che chiudere qui mi sembra che ci sia una grande domanda che rimane in evasa, e almeno da questo nostro dibattito. Noi non abbiamo come dire, interessi corporativi da rappresentare, noi siamo una Confederazione Generale Italiana del Lavoro che rappresenta i lavoratori del settore e i cittadini. Noi, come dire, ribadiamo e riteniamo che magari sarebbe anche utile e interessante capire se. Con le risorse date oggi, per esempio, si riesce a dare una risposta a tutte le cose di cui abbiamo cercato di parlare in questa giornata e in questa serata. E questo lo devono fare tutti i professionisti della sanità. Non fosse altro perché, comunque, voglio dire, l'impegno, a prescindere che eh, sia mh, come dire, appartenente a un ordine o no, no. Allora, i medici di, di, di base, come, come lei, e, che apporto sarebbero in grado di dare. Poi io come dire, penso che ci sia un contratto che regola il vostro rapporto di lavoro e questo contratto parla, come dire, dice che c'è un indice per ogni medico di 1500 assistiti e fortunatamente nella nostra regione questo indice... Eh, rappresenta che per ogni medico di base ci sono 1400 assistiti, quindi siamo un po' sotto, c'è un margine, questo margine qui lo possiamo colmare attraverso una disponibilità dei medici eh, di base, io non, ribadisco non mi appassiono, a, lo diceva prima anche con molta, eh, credo onestà eh, Carradori, io non mi appassiono alla discussione sullo strumento, non, 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 non ho questo livello tecnico, però eh, credo anche che se uno strumento viene... Eh, viene varato, eh, questo strumento debba avere anche un tempo di osservazione. Ora noi come organizzazione del, dei lavoratori, come CGL, ma insieme anche agli altri sindacati, così come abbiamo sollecitato la Regione a definire questa delibera, non tarderemo certo a definire a e, a, e a monitorare eh, con gli organi competenti, in questo caso l'ASL, un funzionamento o meno di queste strutture che vengono Adibite. Noi abbiamo aggiornamenti periodici, c'è un osservatorio periodico, ma lo ripeto, noi non dobbiamo avere un'osservazione e avere un confronto con eh, i medici di base, con l'ASL, per determinare chi ha ragione. Occorre un confronto serio e adeguato per dare una risposta su un problema che già allora. oggi è dirompente, cioè allora. quello del sistema sanitario nazionale in relazione alla tenuta o meno sono stesso. costretto a interromperlo Prego. perché siamo proprio arrivati lunghissimi coi tempi. Io ringrazio gli ospiti, il direttore generale dell'Ausola dell Romagna, Tiziano Carradori, il dottor Pietro Pesaresi, uh, presidente Grazie. dello SNAMI a Riminese, Eugenio Pari Grazie. della CGL. Grazie per essere stati con noi. I temi, come avete visto, erano tanti, erano anche difficili da riassumere in una oretta di dibattito. Speriamo che però siano stati utili per chi ci seguiva da casa. Alla prossima settimana. Grazie.